Ma ciao e bentornati sul canale. Oggi voglio mostrarvi una ricettina semplice, veloce e gustosa, ideale proprio per questo periodo. Ma come si prepara l'avocado pesto? Vediamolo subito. Come primo ingrediente avrete bisogno di un avocado. Poi utilizzo questa proporzione: 8 foglie di basilico, 4 foglie di menta e 4 foglie di spinaci, 50 g di parmigiano reggiano, 5 mandorle pelate e una zucchina genovese. Olio Evo e un mix di sale e aglio in polvere. E alla fine aggiungiamo anche uno spicchio d'aglio. Passiamo al procedimento. Se siete 4 persone, utilizzate metà avocado. Se siete più di 4, utilizzate un avocado intero. Tagliamo a pezzettini il nostro avocado. Disponiamo tutto in una ciotola. Tagliamo la nostra zucchina genovese. Mettiamo tutto in un'altra ciotola. Adesso prendiamo il nostro tritatutto e andiamo ad inserire tutti gli ingredienti che abbiamo visto prima. Eccolo qui il nostro avocado pesto. Adesso non resta che scegliere la tipologia di pasta. Io me li propongo con gli spaghetti integrali perché il mio gusto personale predilige gli spaghetti integrali, ma voi potete utilizzare anche un altro tipo di pasta. E buon appetito! Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta questa ricetta. Grazie per avermi seguito. Un bacione, a presto, ciao!